Si è riunita questo martedì presso il ristorante La Borsarella a Mondovì l'assemblea dei soci del Consorzio Agrario Cap Nord-Ovest, che era chiamata ad approvare il bilancio 2020 e rinnovare il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio. Il bilancio dell'esercizio 2020 ha registrato un trend di incremento su tutte le linee principali di business commercializzate dall'azienda. Approvato con il pieno consenso dall'Assemblea, è stata poi votata all'unanimità la lista dei candidati al Consiglio di amministrazione. L'Assemblea è stata anche un momento per un'analisi della gestione degli ultimi 3 anni e degli avvenimenti che hanno riguardato investimenti e acquisizioni, portando il Consorzio ad ampliare il territorio operativo al Piemonte orientale, con le province di Alessandria, Novara e VCO. È un'occasione inoltre per fare il punto su importanti progetti come quello della filiera Gran Piemonte. Oggi siamo qui a presentare il bilancio all'Assemblea, è un bilancio positivo per il 5º anno consecutivo e questo è importantissimo per l'azienda ed è importantissimo soprattutto per i soci. Altrettanto importante però è tracciare un bilancio dei 3 anni del mandato di questo Consiglio. Un Consiglio che ha visto concludersi, se vogliamo, la interregionalizzazione del Consorzio Agrario. Siamo operativi su tutto il Piemonte e la Liguria. Siamo andati avanti con importanti progetti di filiera che sul territorio hanno avuto un ottimo riconoscimento da parte dei soci, parliamo del Gran Piemonte, ma parliamo anche dello sviluppo che ha avuto tutta la tecnologia, quindi l'agricoltura di precisione. Abbiamo ampliato la nostra gamma sulla Liguria, stiamo rafforzando un po' tutta la rete attraverso una riorganizzazione, quindi sì, la chiusura di alcuni punti, ma all'ampliamento di altri. Il Consorzio Agrario sta dimostrando in questi anni una grande dinamicità, una grande attenzione al socio, una grande attenzione al territorio. Qui oggi si rinnova anche il Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione sarà chiamato nei prossimi anni a proseguire quello che è un po' tutta la progettualità del futuro dell'agricoltura. Sicuramente bisogna fare attenzione e dare l'importanza giusta a quello che è il grande progetto di riorganizzazione dei consorzi agrari d'Italia. Ci è stato chiesto di fare una valutazione sull'aderire o meno. Ovviamente questo sarà un compito che avrà il nuovo Consiglio di amministrazione. È certo che per avere dei buoni risultati bisogna continuare comunque sulla linea tracciata, che è quella di essere presenti attraverso l'assistenza tecnica, attraverso i servizi, attraverso la costruzione e la ricerca di filiere che sul territorio di tutto il Piemonte si deve fare un importante lavoro per rendere sempre più riconoscibile il prodotto dell'agricoltura piemontese e dell'agricoltura anche ligure. Quindi bisognerà pensare sicuramente in grande, partire dal fatto che abbiamo le basi assolutamente solide e soprattutto darà la possibilità agli agricoltori del nostro territorio di sentirsi parte di un progetto e di una famiglia che è quella del Consorzio Agrario. L'annata sembra, perché stiamo trebbiando in questo momento, ma i grani sono bellissimi e mi auguro che, insomma, questione di giorni riusciamo a trebbiarli e portarli a casa bene. Il progetto Gran Piemonte, il miscuglio che abbiamo fatto, il progetto Barilla, sono tutti progetti molto 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 belli. Il progetto Barilla è accattivante per la questione fiori, perché la sostenibilità, quei fiori attorno al campo sono una chicca e molto apprezzata sia dai consumatori ma anche dagli agricoli. Il miscuglio che col consorzio si è pensato di fare sta dando dei buoni frutti, perché i grani stanno promettendo molto bene. Oggi abbiamo l'assemblea qua del consorzio e il consorzio è basilare, perché per la nostra agricoltura è il toccasana. Ultimamente ce la stiamo giocando bene, perciò mi auguro che si continui così.